Certo, sai. Certo. Quando siamo pronti. Si parte, adesso il mercato è finito, no, voglio dire, anche un chiacchiericcio in meglio, no? Forse per un allenatore anche meglio. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo, non vedevo l'ora che finisse. Così come non vedo l'ora che venga gestito, probabilmente, non probabilmente, deve essere gestito meglio anche il discorso del mercato. Poi si vede che nel mese tutto quanto si risolve negli ultimi 2-3 giorni, almeno la stragrande maggioranza. Ho visto una squadra, ma questo succede anche a destra, perché sono squadre, una squadra come Tottenham, che negli ultimi 3-4 giorni ha speso qualcosa come 130 o 140 milioni di dollari. Cioè, mi sembra veramente una follia, insomma, non una follia il fatto che li abbia spesi, la follia che ci si riduca tutto all'ultimo, quindi tanto vale che il mercato sia concentrato in meno giorni, dove si possono fare, soprattutto prima che il campionato cominci, perché indubbiamente tutto complica. In ogni caso, diciamo che il Parma non è cambiato, almeno questo, dal punto di vista del lavoro, forse sì. Un po' di rammarico rispetto a un altro. No, non voglio ragionare in questi termini, è andato via ieri Modesto, e quindi approfitto anche per ringraziarlo personalmente per quanto ha fatto nei mesi che è stato con noi, perché credo che il suo contributo sia stato sicuramente importante, quindi è giusto riconoscerlo. Noi non abbiamo cambiato molto, quindi va bene così, abbiamo la possibilità di lavorare e di far crescere quelli che sono stati i nuovi arrivi dell'anno, e adesso dobbiamo concentrarci tutti in questo senso, cercando di quanto prima trovare veramente un assetto, un equilibrio che sia quello ottimale, per che ci garantisca poi un andamento in campionato che sia consono a quelli che sono gli obiettivi del Parma. Giornalmente Bruno, lei ha detto che il Parma non è cambiato tanto, però su 30 elementi che ha a disposizione, 29-30, 15 sono nuovi. No, non è cambiato, mi riferivo a quest'ultimo. Questo tutto il mercato, insomma, fino a non è che sono state fatte le operazioni in funzione dei giocatori che sono andati via l'anno scorso, e chiaramente sono dei giocatori importanti, e abbiamo cercato di reinserire giocatori nuovi, di prospettiva, di futuro, e quindi sono convinto che questi abbiano veramente della potenzialità importante. Chiaro che finché si parla sulla carta diventa tutto più facile, adesso dobbiamo dimostrarlo tutti insieme con un grande lavoro. Chiaro che rispetto all'anno scorso è una squadra che ha cambiato molto, perché il sabato scorso a Torino abbiamo giocato con quattro elementi nuovi in una squadra, siamo vicini quasi al 50%, e quindi non è poco. Però insomma è intrigante anche questo, è stimolante vedere crescere comunque forze nuove, e che mi auguro, sono convinto che possa diventare una realtà importante. Al di là del mercato del Parma, comunque la protagonista diciamo così, di questa finestra di mercato è un po' anche la crisi, cioè il campionato italiano si è un po' impoverito, o no? Beh, è un dato di fatto. È la nostra società che si è impoverita a 360 gradi, quindi il calcio non può essere al di fuori di un ragionamento di questo tipo, quindi è chiaro che bisogna fare i conti con quelli che sono i tempi, e essere molto più, oltre che essere più parsimoniosi, io credo che questo incentivi anche come dire, la capacità di sbagliare meno. Di essere più oculati, non andare a centrare gli obiettivi che veramente servono, sono utili alla causa. Si fa un po' di necessità virtù, questo credo che sia abbastanza logico. È chiaro che vorremmo tutti che fosse più, come dire, che ci fosse più liquidità e quindi più possibilità di poter investire, però insomma, questi sono i tempi di oggi, il calcio fa parte della nostra realtà, della nostra società, e quindi bisogna fare i conti in tasca. Parlando di calcio giocato,
domani arriva il Chievo, forse è una partita sotto alcuni aspetti più difficile di quella per la Juve, perché insomma bisogna anche trovare un risultato positivo domani. Beh, bisogna trovarlo anche sabato scorso con la Juve, non è che a me piace ragionare sempre in termini avrei con la Juve, però ci può stare che si perde, anche se sappiamo tutti il valore e le capacità che una squadra importante come la Juve ha, però per me è una partita che va dall'altra in termini di modo di interpretare la gara, e quindi quella di domani è ovviamente una partita delicata, difficile. Difficile perché Chievo comunque ha vinto già la prima contro una squadra come il Bologna ed è una squadra solida, una squadra compatta, una squadra che concede poco, una squadra che se l'è giocata anche fino al gol alla pari col Bologna, poi dopo il momento che ha sbloccato è diventato veramente complicato per il Bologna riuscire a rimediare, perché è veramente una squadra che in campo ti concede poco, quindi domani noi avremo di fronte un avversario che ha queste qualità, che ha queste prerogative, qui è un test non semplice e dovremo essere veramente capaci di interpretare una partita su dei livelli importanti, altrimenti faremo fatica. Tornando sul discorso del mercato, credo che sia molto importante, soprattutto per lei, aver avuto l'opportunità di lavorare con il 95% direi della rosa durante tutta l'intera fase di preparazione. Questa è stata un po' una sorta di novità anche rispetto al recente passato. Questo è stato importante sicuramente, quindi in questo siamo stati bravi, è stato bravo Leonardi con i suoi collaboratori e ragionando con il sottoscritto a cercare di fare quanto prima quello che si poteva fare per partire Gianni Dio e avere una rosa che al 95% potesse essere già ultimata, così un po' è stato, quindi è chiaro che questo ci ha agevolato un po', ci ha consentito di lavorare su un blocco abbastanza omogeneo e di guadagnare tempo, adesso bisogna ulteriormente accelerare. Il fatto che non ci sia stato il consueto botto finale, colpo finale di mercato, al quale insomma Ghirardi va un po' abituato alla tifoseria, è proprio un segnale insomma, di questo lavoro programmato all'inizio e non c'era più bisogno di metterci mano attorno, insomma. No, ma è stato detto non solo dal sottoscritto ma dal presidente stesso e da Leonardi che se ci fosse stata l'opportunità e che ci permettesse con le capacità e con le possibilità del Parma di fare un colpo che veramente potesse essere estremamente migliorativo, allora lo si affrontava. Diversamente, se gli equilibri non si spostano più di tanto, tanto valeva rimanere così, e così è stato. In settimana diceva Galloppa che ci vorrà molta pazienza domani, perché insomma è una di quelle partite che si può sbloccare come magari è successo l'anno scorso, all'ultimo minuto, all'ultimo istante, è difficile giocare contro 11 giocatori che si difendono. Sì, è una squadra che è molto, ripeto, molto compatta, molto solida, è una squadra che cerca di conquistare palla e poi di ripartire con questi giocatori, come domenica scorsa, come Terò, come Di Michele, come Pellissier, cioè sono giocatori che chiedono poi la profondità e sfruttano gli spazi se ti concedi e quindi può diventare veramente molto pericoloso. Al tempo stesso loro te ne concedono pochi, quindi il discorso che ho fatto da Lotto è un discorso sensato. Pazienza però non vuol dire giocare sotto ritmo, pazienza vuol dire cercare di tenere i ritmi alti, essere aggressivi e saltare di conquistare palla, perché loro sono molto bravi nel recuperare la palla e poi riproporre il gioco, quindi noi dobbiamo essere altrettanto bravi.